partecipare al funerale della tua donna, della tua vita, è la cosa più peggio che ti possa capitare, guarda. Claudio ha detto tra 2 giorni si saprà tutto e potrò parlare anch'io. Fra 2 giorni, adesso? Dice lui, a brevissimo si saprà tutto e anch'io dirò la mia verità e quello che non posso dire. Che lo dica, che lo dica. Ricordate? Bisogna chiedere scusa a Sebastiano. Andiamo. Bisogna chiedere scusa a Sebastiano. E adesso Lily vola nel cielo, sorridente, felice, ha trovato la sua serenità e mi proteggerà dalla vita, mi aiuterà, sarà sempre vicino a me. Edoardo, che aggiornamenti ci sono? Beh, ci sono degli aggiornamenti molto importanti, Leonora, perché riguardano soprattutto la borsa di Liliana. Allora, noi dalle nostre fonti abbiamo avuto un dettaglio, abbiamo avuto una conferma davvero che potrebbe essere decisiva. Allora, lo ricorderete, la telecamera frontale di uno degli autobus che arrivano qui a Piazzale Gioberti, quella mattina inquadrano Liliana. E abbiamo saputo che la vedono con una borsa a tracolla di colore scuro che viene definita semplice. La stessa borsa è quella che viene poi ritrovata sul corpo della povera Liliana nel boschetto. Questo che cosa significa? Significa che la borsa che poi noi abbiamo visto a casa di Sebastiano, quella con le carte geografiche, quella di colore chiaro di fatto, non è mai uscita da quell'abitazione. Certo, e allora una deduzione. Come diceva la cugina. Esatto, allora facciamo una breve deduzione insieme. Siccome quella borsa, cioè conteneva quella a casa di Sebastiano, conteneva tutti i suoi effetti personali e quindi il portafoglio, le carte di credito, i soldi, un paio di occhiali, 2 sono le strade. O che quegli oggetti siano in qualche maniera ritornati nella borsa chiara a casa di Lily e Sebastiano, oppure che lei sia uscita con quella borsa scura e all'interno della stessa avesse messo magari solo quei 2 sacchetti con cui potrebbe essersi suicidata e i sacchi neri con cui si sarebbe coperta. Ma quella borsa che Sebastiano ci ha mostrato non è mai uscita da quella casa il 14. Ti aggiungo un particolare rapido, il 13, cioè la sera quella in cui lei fa la cena insieme agli amici, abbiamo saputo che Sebastiano prende da questi amici dei coltelli, non ha una sua borsa, chiede a Lilli di inserirli nella sua borsa e anche quella dovrebbe essere una borsa grande, quindi non come quella che ci ha mostrato. Perché? Perché i coltelli che Sebastiano prende, perché poi li deve appunto arrotare e restituire, sono di almeno 30 centimetri, quindi una borsa più grande rispetto a quella che abbiamo visto a casa. Beh, insomma, una cosa è certa, che quella borsa che abbiamo visto, che stiamo vedendo nell'immagine, di cui avevamo parlato e raccontato in diretta, non era uscita da casa quella mattina. Perché? Perché quella non è la borsa che Lily usava abitualmente. Esatto. Questo è quello che sostiene anche la cugina e questo è quello che emerge dai filmati delle telecamere, dal filmato che riprende per pochi secondi proprio qui Lily quella mattina del 14. Lei ha addosso una borsa e questa è la novità che abbiamo appreso, addosso una borsa a tracolla, e questo è anche il motivo per cui, siccome lei la portava da destra a sinistra, il motivo per cui la fruttivendola che sta lì, visto che Lily passa porgendo il fianco destro alla vetrina, non la vede perché la borsa è a sinistra, ma vede solo la spalla destra. È una borsa a tracolla ritrovata sul corpo, ripresa proprio qui dalla telecamera dell'autobus, ed è la stessa borsa, una borsa invece scura. Scura, grande, morbida, diversa da quella che ci ha mostrato Sebastiano in casa. Che era stato raccontato da Sebastiano, Giovanni, Laura, nel senso che non conosceva forse le abitudini della moglie, perché voglio dire, una borsa di solito è quella che tu tutti i giorni prendi per prima. Sì, porti, certo, ti vede uscire, entrare, certo. No? Con la stessa borsa. Sì. Sì, diciamo che sono tante discrepanze, no? Nei racconti e non è semplice arrivare a una soluzione di questa triste vicenda, perché veramente è molto complicato. Io la domanda che faccio sempre, che pongo agli inquirenti, è
se quella giornata è nata come tutte le altre giornate o se quella giornata è nata in una maniera differente. Cioè era abitudine di lui andare via prima di lei, cioè capire come si svolgeva tecnicamente le giornate tutti i giorni, no? Perché questo ha un valore, perché se... Comunque, Sebastiano continua nella sua, dice: tutto quello che è successo mi devono chiedere scusa. Tutti quelli che mi stanno accusando, che stanno dicendo che sono stato io, mi devono chiedere scusa. Ce l'abbiamo, è pronto? Mandiamolo. Tutti i parenti di lei, no? Mamma mia. Ho detto: guardate, queste sono le borse di Lilli e nessuno l'ha aperta, capisci? Quindi loro l'hanno aperta e dicono: ma qui c'è il portafoglio. Sì, allora ho detto: ma guarda qua, c'è la sua roba. Io ti dico il portafoglio, i documenti. Tutte le carte, ci sono ancora le carte sì, dentro? Sì, 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 qua le carte, adesso io più di tanto non ho esperienza. Però i documenti. Non ho esperienza di queste robe qua. Portafoglio. Documenti, carte, gli occhiali. Anche i telefoni, gli occhiali. No, i telefoni erano di là. Erano di là. L'hanno portati via quelli che erano sequestrati. I telefoni l'hanno portati via, sì. Certo. E lei non aveva quindi ovviamente un altro portafoglio con altri soldi da parte per potersi? No, perché i soldi ce li abbiamo qua, sono un po' lassù, un po' sono qua dentro. Vabbè, aspettiamo. Certo, insomma, mi sa che sarà un lavoro lungo, Vaglia, sì, su questo. Un caso. Aspettiamo i tossicologici e poi eventualmente chiederanno scusa. Allora, aspettiamo l'esame tossicologico, dice la Vaglia, e poi casomai le scuse potranno arrivare dopo. I tossicologici, però, il tossicologico non si sa quando arriverà ancora, Edoardo, non abbiamo informazioni. Noi sappiamo da fonti di procura che ci vorrà almeno un mese o forse qualche cosa in più. Un altro elemento importante che invece stanno vagliando è proprio questo, il percorso su via San Cilino che stiamo facendo, che è quello che presumibilmente avrebbe fatto la nostra Liliana alle spalle di Andrea Della Ventura, del regista. Lì c'è il piazzale che vi abbiamo mostrato prima, dove lei viene inquadrata, e con tutta probabilità questa è la strada che ha percorso, una strada in cui non ci sono praticamente telecamere, quelle che ci sono non funzionavano. Ok, grazie al nostro